Hello children, good morning. Oggi con questo video guardiamo uno degli argomenti che ci è rimasti da fare nel libro e che abbiamo detto di farlo in maniera abbastanza veloce. Nonostante che è veloce, siccome l'argomento è importante, dovete dedicarci un pochino di tempo. Iniziamo. L'argomento di oggi è il present continuous. Il present continuous è un tempo verbale inglese che si usa per descrivere le azioni nello stesso momento in cui le stiamo facendo. Cosa vuol dire questo? Guardiamo un attimo la fotografia, scusate, il disegno insieme. In questo momento questo bambino sta seduto sul divano e sta bevendo un succo di frutta. Questa bambina sta seduta sul divano e sta guardando la televisione. Ossia, mentre noi stiamo parlando, loro stanno facendo questa azione. Infatti, se andiamo a leggere sotto la descrizione dell'immagine, vediamo che c'è scritto Meg è la bambina. Meg is watching TV and Ben is drinking a juice. Meg sta guardando la TV, e Ben sta bevendo un succo di frutta. Stanno facendo queste azioni proprio mentre noi parliamo di quello che loro stanno facendo. Spero vi sia chiaro. Andiamo a vedere come si costruisce il present continuous. Noi per ora faremo soltanto la forma affermativa, quindi faremo il present continuous soltanto per dire quello che stiamo facendo. Come vi dicevo, l'argomento è lungo, lo riprenderemo insieme a settembre. Però questa prima parte vi può essere utile perché potreste trovare questo tipo di verbo o queste parole in inglese sui compiti delle vacanze o su alcune letture, così almeno sapete un pochino a cosa si riferisce. Andiamo a vedere insieme come si costruisce il present continuous. Il present continuous affirmative form si forma utilizzando il verbo essere, ricordiamoci il verbo to be, che va coniugato nella forma, guardate qui dove c'è il pallino rosso, am quando si usa per I, per io, are con you, we, they, and is alla terza persona singolare, he, she, it. Ripetiamo, il present continuous affirmative form si forma con il verbo essere, to be, seguito dal verbo base, in, ing. Questa è la cosa nuova che dobbiamo vedere. Il verbo base in ing, ve lo segno con l'evidenziatore giallo, questa parte qua, verbo base in ing, vediamo cosa significa. Prendiamo questo esempio, dancing, il verbo base senza, mettiamoci anche con tu, sarebbe to dance, scritto to dance. Noi dobbiamo in questo caso togliere la E finale al verbo base, dance, dance, e aggiungere ing, e diventa dancing. Guardate qui nella fotografia, they are dancing. Loro stanno ballando. Io vi consiglio di prendere in questo momento Easy Peasy a pagina 30 e 31 e di leggere insieme la presentazione del present continuous. Più o meno c'è quello che vi ho detto ora, però con il libro magari vi risulta più facile.
Intanto che voi prendete il preset continuous, io vado un pochino avanti con la presentazione perché del present continuous affirmative form per oggi dobbiamo ricordarci due regoline importanti. Andiamo a vedere la prima. Eccola qui. È la tabella che voi trovate a pagina 30 di Easy Peasy in alto. Il present continuous, abbiamo detto, si forma con il verbo essere più il verbo base in ing. Guardiamo il primo quassù in alto. Ha usato il verbo base play, giocare, e vedete diventa, prendo l'evidenziatore, io sto giocando, si scriverà I am playing. Ma vi ricordate che il verbo to be si può scrivere anche in forma contratta? E quindi anche il present continuous possiamo scriverlo in forma contratta. Invece che scrivere I am playing, io posso scrivere I'm playing. Scrivere ovviamente è dire. You are playing diventa you're playing. He is playing diventa he's playing. She is playing diventa she's playing. It is playing, it's playing. We are playing diventa we're playing. You are playing, in questo caso inteso come voi state giocando, diventa you're playing. E per finire, they are playing diventa they're playing. Ve lo dico perché probabilmente sul libro potreste trovare la forma contratta del present continuous. Questa regolina comunque l'avete a pagina 30 di Easy Peasy, quindi potete anche rileggerla con calma. L'altra regola che dobbiamo ricordarci a proposito del present continuous affirmative form è questa qui. Normalmente per formare il verbo in ing basta aggiungere ing alla fine del verbo. Guardiamo qui, ci sono questi due verbi, play, giocare. Basta aggiungere alla parola play la desinenza finale, il finale ing, playing. Anche per read, leggere, basta aggiungere ing, reading. Bisogna però stare attenti perché ci sono delle eccezioni. Eccezioni che sono scritte nella tabella a pagina 31 di Easy Peasy. Quali sono queste eccezioni? Abbiamo visto già una, l'abbiamo trovata prima nell'esempio che vi avevo messo io all'inizio. Per esempio, quando un verbo base finisce con la E come dance, vi ricordate dance, bisogna togliere la E e aggiungere ing. Guardate, è scritto qui dove vi evidenzio in rosso. E infatti negli esempi lui ci mette skate, pattinare diventa skating, dance, dancing, have, che noi lo conosciamo perché è il verbo avere, diventa having. Altra regolina è nei verbi composti da una sola sillaba con la consonante preceduta da una sola vocale. Guardiamo qui, per esempio, questi verbi qua, sit, run. Noi run lo conosciamo perché run lo abbiamo fatto studiando gli animali, run di correre. Quando le paroline sono così corte che sono composte da una sola sillaba e la consonante è preceduta da una vocale, si deve raddoppiare l'ultima consonante prima di aggiungere ing. Vedete? Sit diventa sitting con due T, cut, cutting con due T, run, running con due N, skip, skipping con due P. Io penso che sia abbastanza chiaro. Se voi avete qualche difficoltà, rileggetevi con calma queste due paginine
su Easy Peasy e vedrete che non avrete troppi problemi. Intanto andiamo avanti. Vediamoci ora insieme un video preso dal nostro libro proprio su come si forma e come si utilizza il present continuous. È tutto in inglese, ma secondo me riuscirete a capirlo senza problemi. Let's go! Are you watching this video? Or are you talking to your friends? Are you listening carefully? Let's have a look at what the children are doing now. Giovanni, what are you doing? I am reading. What are you reading? A comic. Pietro, what are you doing? I'm listening to music. Sorry. Emma, what are you doing? I'm drinking. It's very hot. Alessandro, what are you doing? I'm playing. It's a good game. Giorgia, what are you doing? I'm drawing. They're beautiful pictures. Filippo, what are you doing? I'm writing. You see, this is the present continuous. We use it to express an action which is happening now. Ok, avete sentito? Lei ha detto: we using the present continuous when we speaking about an action that happen now. Che succede ora. Quindi si usa il present continuous quando stiamo parlando di un'azione che succede in questo momento. Visto il video, possiamo anche ascoltarci velocemente e ovviamente voi potete leggerla sul libro a pagina 52, una breve storia raccontata da Mia dove lei usa il present continuous. Are you ready? Okay. Let's go. Unit 5. Free time activities. Page 52. Listen and read. Hi again. How are you? Here are some photos of my family in our free time. In this photo, I'm swimming at the local swimming pool. Here, I'm playing with my brother Alex on the beach. This is Alex, again. He's riding his new bike. And here we are with Mum. We're cooking dinner. Here we're washing Prince. Well, he's not so happy. Okay. Mia in questa lettura parla molto veloce, quindi voi potete ascoltarla una seconda volta. Fatto questo, andiamo a vedere insieme, sono già evidenziati in blu ma li riguardiamo insieme, quando Mia usa il present continuous. Lo troviamo qui, I'm swimming, io sto nuotando in piscina, ovviamente qui c'è la foto della piscina. Poi abbiamo qui, I'm playing with my brother Alex on the beach. Io sto giocando in questo momento, in questa foto. Lei ci sta parlando di questa foto. Io sto giocando con il mio fratello Alex. In quest'altra foto invece c'è Alex. He's riding his new bike. Sta andando con la sua nuova bicicletta. Qui ci parla della sua mamma e di quello che stanno facendo insieme in questa foto. We're cooking, vedete qui viene in tutte in tutti i present continuous che abbiamo sottolineato, viene usata la forma contratta del present continuous. We're, questo sarebbe we are, ma contratto diventa we're cooking.
Stessa cosa nella pagina 53, we're washing. Io penso sia abbastanza chiaro. Ora, prendetevi il vostro tempo per... prendete il libro, scusate perché qui c'è bisogno dell'audio, quindi ve lo faremo insieme. Il libro a pagina 54 e a pagina 55. Esercizio di pagina 54, numero 5. Prima, listen and repeat, ascoltate e ripetete, e poi andremo a completare l'esercizio numero 6, inserendo i verbi in ing che stanno nel riquadro qui in alto, nel giusto posto dell'esercizio numero 6. Faccio partire l'audio. Listen and repeat. Ascoltate e ripetete. Page 54. Listen and repeat. 1. I'm watching TV. 2. I'm reading a book. 3. I'm riding a bike. 4. I'm playing the guitar. 5. I'm taking photos. 6. I'm going to the cinema with Mom and Dad. 7. Ok, abbiamo ascoltato, ripetuto. Ora proviamo a completare, ognuno per conto proprio, l'esercizio numero 6. Prima di iniziare vi faccio notare due cose importanti, altrimenti rischiate di confondervi. Guardate bene, reading, come ve lo segno con l'evidenziatore giallo. Reading scritto come lo leggiamo in italiano, reading, in realtà si legge riding e corrisponde ad andare in bicicletta. Mentre reading scritto reading deriva dal verbo leggere. Un'altra cosa, ve la segno invece con l'evidenziatore rosso, in inglese fare le foto si dice take, utilizzando il verbo take, in questo caso taking photos. Quindi vi ho dato anche due aiuti. Completate questo esercizio e poi insieme andiamo ad ascoltare anche l'esercizio numero 8 di pagina 55. Ok. Start. Page 55. Listen and number. 1. He's reading a book. 2. It's running. 3. He's playing basketball. 4. It's drinking water. 5. She's dancing. 6. She's riding her bike. 7. He's taking photos.
8. She's walking. Ok, se siete riusciti a numerare tutte le immagini presenti in questo disegno, non dovreste aver problemi a completare anche l'esercizio numero 9. Se non vi ricordate come si scrivono tutti i verbi, nessun problema, perché sono tutti quanti disegnati qui nella tabellina che io vi ho cerchiato in rosso. Finito di fare questo esercizio, vi lascio due attività da fare a casa da soli, che sono l'esercizio numero 2 a pagina 22 del workbook e l'esercizio numero 4 a pagina 23 del workbook. Questo lo facciamo invece la prossima volta. Per oggi è tutto, vi auguro buon lavoro, see you soon and bye bye.